20 anni dalla strage di Via D'Amelio, qual è l'atteggiamento per ricordare questa data? Tanto una forte autocritica perché credo che sia un fatto doloroso e umiliante, come ha detto giustamente oggi il Capo dello Stato, il fatto che per 16 anni si sia percorsa una pista che era completamente sbagliata, che siano state immesse in carcere delle persone che si sono rivelate estranee a quei fatti, che si sia creduto a un teorema secondo il quale alcuni mafiosi di terzo ordine sarebbero stati gli autori di un omicidio di così efferato ma anche così complicato da realizzare. E poi penso che ci sia dietro ci sia una riflessione più seria da fare perché non possono essere i processi da soli a ricostruire i passaggi storici, i presupposti, l'insieme delle forze che hanno portato e delle concause che hanno portato a un omicidio che è stato il punto di scontro tra forze, enormi forze oscure, e che hanno visto purtroppo anche la complicità di segmenti dello Stato.